Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e nuovo unboxing. Oggi abbiamo due scatole pronte per essere aperte. Entrambe contengono due borse per trasportare degli oggetti. In una di queste due c'è una borsa per trasportare il DJI Tello, nell'altra c'è una borsa per trasportare una fotocamera reflex. Non so in quale delle due ci sia una o l'altra, quindi iniziamo ad aprire e iniziamo questo unboxing da questa. Quindi partiamo da qua, spostiamo questa e iniziamo l'unboxing. Taglierino, ok, allora questa è la borsa, quella per la fotocamera reflex. Quindi spostiamo la scatola di Amazon, che non ce ne frega una cippa, e apriamo la borsa. Allora ragazzi, io ho scelto questa borsa che in teoria è molto molto compatta, che è quello per cui la volevo, nel senso avere una borsa molto minimal e indispensabile, cioè con il suo minimo indispensabile. Non volevo una borsa che sia anche un mezzo zaino, ma proprio una borsa minima per farci stare la mia fotocamera reflex, che è una Canon EOS 200D. Quindi una fotocamera reflex abbastanza piccola, nel senso che ha un corpo macchina piccolo, anche se monta obiettivi grandi, però è una reflex, non è una mirrorless. Quindi questa borsa, diciamo, l'ho presa per farci stare giusta la mia fotocamera, nel senso di non avere proprio il minimo indispensabile per trasportarla. Diamo un'occhiata veloce alla borsa, che mi sembra molto molto carina, è piccola, quindi quello per cui il primo motivo per cui l'ho presa, diciamo, c'è, è veramente piccola. Qua abbiamo una retina per mettere dentro le micro SD o qualche cavetto, quello che ci interessa. Qua abbiamo una protezione imbottita. Qua abbiamo la tracolla. Se riesco a toglierla. Sì, qua abbiamo la tracolla. Poi qua possiamo far passare la cintura e mettercela direttamente in vita se vogliamo, perché c'è il passaggio della cintura. Qua abbiamo il coso dell'umidità, non ci interessa, e direi che qua sotto è veramente imbottito, c'è questa parte rigida tipo di plastica sotto, molto rigida, infatti sta in piedi da sola, e direi che l'imbottitura è ottima, nel senso che per essere molto minimal e essere molto piccola l'imbottitura è veramente veramente ottima. Qua da parte abbiamo un'altra retina per metterci qualche altro accessorio, e qua ne abbiamo un'altra. Non ha mille tasche, non ha niente, ma era quello che volevo, nel senso io volevo avere una borsa per cui ci stesse dentro la fotocamera e nient'altro, nel senso giusto una scheda SD o diciamo proprio il minimo indispensabile. Non volevo avere una cosa ingombrante perché non mi interessava, e questa veramente rispecchia quello per cui l'ho comprata. Quindi la sto vedendo anch'io adesso con voi per la prima volta e devo dire che è veramente veramente ottima. Ragazzi, se vi interessa una custodia per fotocamera reflex non ingombrante ma che comunque protegga, perché è veramente veramente bella imbottita, questa fa il caso vostro. Poi vi lascio il link in descrizione nel caso la vogliate acquistare. Ragazzi, ovviamente non vi posso far vedere mettere dentro la telecamera, perché la telecamera è quella che ci sta riprendendo, quindi non posso fare tutte e due le cose, però vi garantisco che è veramente veramente precisa per questa borsa, nel senso che la reflex ci sta precisa. La mia è una Canon EOS 200D, quindi ha il corpo abbastanza compatto, e l'obiettivo è un 18-200, quindi è abbastanza grosso, ma ci sta giusta giusta in questa borsa. Quindi questa borsa la consiglio veramente a chi vuole avere una custodia proprio minimal, cioè il minimo indispensabile per proteggere la macchina fotografica. Quindi questa custodia secondo me è promossa. Apriamo il secondo pacco, quindi andiamo col secondo unboxing. Qua c'è dentro la borsa per trasportare il DJI Tello, sì, perché mi sono rotto di trasportarlo a pezzi, nel senso il telecomando in una borsa, il Tello nell'altra borsa o cose del genere. Questa borsa mi ha incuriosito e l'ho voluta acquistare perché secondo me è interessante, ed è questa. Via la scatola. Ovviamente è una borsa sicuramente cinese, però secondo me, a parte che si capisce che è cinese già dalla pellicola che c'è sopra di cellofan, cioè proprio il cellofantino cinese. Ok, via quello, e la borsa è questa. Spostiamo il taglierino.
e la borsa è questa, secondo me è carina perché comunque è piccola, nel senso che è proprio minima anche questa, non volevo anche qua in questo caso avere una cosa ingombrante, volevo proprio il minimo indispensabile. Wow, direi che è molto carina nel suo. Qua c'è sempre cosa per l'umidità e direi che è molto molto carina. Vedete che ha già la predisposizione per il game steer da mettere di qua, cioè il radiocomando, e la, diciamo, già tutte le incavature per farci stare il DJI-tello. Qua ci stanno due batterie supplementari e qua dovrebbero starci le eliche. Adesso, e qua abbiamo ovviamente la tracolla nel caso vogliamo portarla al collo, se no c'ha la sua bellissima maniglia. Direi che è molto molto carina, cioè per il suo costo che è abbastanza basso, nel senso non costa tantissimo, è fatta direi bene, e per il DJI Tem secondo me è ottima perché comunque è piccola, perché avere una cosa grossa per mettere dentro un drone grande così magari anche no. Quindi proviamo a mettere il DJI Tello. Wow, è dentro perfetto, che figata. E il radiocomando Game Sear. Wow, perfetto anche questo. E le elichette di scorta le andiamo a mettere qua nella loro, anche le schiaccio giù bene, sennò magari si stortano. Ok, le andiamo a mettere e direi che è perfetto. Questa è la combinazione di DJI Tello, Game Sear, eliche di scorta, e qua ci possono stare altre due batterie. Quindi la combinazione è questa. E direi che è veramente, veramente fatta bene. Nel senso che non è costosa, la cerniera funziona benissimo, morbidissima. Direi che è carinissima. Cioè nel suo piccolo si porta in giro il tello con niente, è leggerissima. Cioè la borsa veramente pesa poco, è proprio rapportata al DJI Tello, non pesa niente. Quindi ragazzi, se questi due prodotti vi interessano, ve li garantisco, sono ottimi. Li ho fatto l'unboxing adesso con voi, li ho visti anch'io per la prima volta e devo dire che sono veramente veramente eccezionali. La borsa per il DJI Tello è leggerissima, quindi è praticissima, al, diciamo, predisposta per tutto quello che occorre per il DJI Tello, ed è molto molto piccola. Quindi questa ve la consiglio, vi lascio il link in descrizione nel caso la vogliate acquistare su Amazon come ho fatto io. E questa è la borsa per la fotocamera reflex, diciamo molto molto minimal, nel senso proprio piccola e indispensabile per trasportare le nostre fotocamere. Quindi ragazzi, se questi due accessori e questo video vi è piaciuto, lasciate come al solito un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!